Una giornata di studi interamente dedicata al poeta ed umanista Jacopo Sannazzaro. L'autore dell'Arcadia, nonostante fosse napoletano di nascita, sembra sia cresciuto nel territorio salernitano, precisamente a San Cipriano Picentino. Prima Napoli, poi il piccolo comune di San Cipriano, sono luoghi importanti per il poeta, che è vissuto a cavallo tra il 400 e il 500 proprio nei territori picentini, le cui atmosfere sembrano aver ispirato la sua prima elaborazione dell'Arcadia. Lui è un classico della nostra letteratura e per la sua coerenza ideologica è stato al seguito della Casa Aragonese e cambiato la parte politica a Napoli, rimane fedele alla Casa Aragonese, per questo motivo lui rimane per noi oggi un modello di coerenza politica da ditare anche alla nostra classe politica. E poi a mio avviso ci lascia anche un altro messaggio, lui crede con il De Partu Virginis di inaugurare una nuova età dell'oro, dell'umanità e della cristianità. In un tempo buio come è il presente noi abbiamo bisogno di un autore come Sannazzaro che ci sprona proprio a sperare in un nuovo orizzonte e in una nuova alba della umanità. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo del Comune di Giffonise Casali hanno ripercorso la vita e le opere del poeta Sannazzaro mediante la recita di brani poetici e l'esecuzione di musiche e canti del Cinquecento. Entusiasta il dirigente scolastico Carmine Tavarone, il quale ha raccontato il motivo per cui ha deciso di far conoscere il genio del poeta ai suoi piccoli studenti. Tutto perché quest'anno il nostro POF, anzi il cuore del nostro POF, ha tema i borghi dell'Arcadia, proprio perché i ragazzi devono prendere consapevolezza dei luoghi dove vivono e per prendere questa consapevolezza, per avere consapevolezza, c'è bisogno che i ragazzi abbiano solide radici nel passato, ovvero nella conoscenza del passato.